La prova di oggi, riciclare 7 diversi campioni di cavo di scarto separatamente. Una piccola quantità che ci è stata inviata da un nostro cliente thailandese. Noi passeremo ognuno di questi campioni prima nel premacinatore, il modello PMG 900, questo che sta macinando. Dopodiché andranno nella nostra Sincro 530 Eco, dove un ulteriore mulino macinerà il cavo e il separatore, la tavola densimetrica, separerà il rame dallo scarto di carta o di impurità presente in questi campioni. Dopodiché ogni campione verrà insacchettato separatamente per essere poi rispedito al mittente. Perciò vedete che il servizio che facciamo noi per i nostri clienti è molto particolare, curato, ci piace proprio lavorare bene per ottenere quello che il cliente richiede. Considerate che questo è un video ovviamente ridotto per darvi la possibilità di vedere che cosa è successo con queste prove, ma noi nel momento delle prove abbiamo ripreso integralmente tutto dall'inizio alla fine e abbiamo inviato il video integrale al nostro cliente, così può seguire tutti i passaggi come se fosse presente qui. Addirittura avrebbe potuto collegarsi e seguirlo in diretta. Perciò quello che vi consiglio di fare, se avete dei campioni che volete provare, se dovete fare delle separazioni, riciclare del materiale, ci dovete contattare e il servizio che vi possiamo fare è questo. Noi prendiamo il vostro materiale, lo lavoriamo, lo trattiamo, vedete, con molta cura, facciamo tutti i passaggi necessari, vi filmiamo le procedure, potete anche assistere a distanza da casa vostra comodamente. Dopodiché noi prepariamo tutto il materiale, lo confezioniamo bene, lo pesiamo e lo impacchettiamo per restituirvelo, così che voi possiate vedere e toccare con mano il risultato, che secondo me già così visivamente è molto buono. Non esitate quindi a chiederci qualsiasi informazione. Questo che vedete è l'ultimo campione che stiamo trattando, ne abbiamo trattati 7, per cui 7 diversi fra di loro, e vedete che ogni volta il premacinatore è vuoto perché noi uno a uno trattiamo, separiamo, insacchettiamo e procediamo con il successivo. Questa è la parte dello scarto dove si vede che non c'è proprio presenza assolutamente di rame. E così siamo arrivati alla fine del 7° campione, anche questo viene insacchettato, procediamo alla pesatura e rispediamo al cliente. E grazie per aver assistito a questa prova.